Buongiorno a tutti e benvenuti in Cucina Botanica. Io sono Carlotta e oggi prepariamo insieme i ravioli cinesi ripieni di verdure. Una ricetta veramente buonissima per la quale ormai ho sviluppato una certa dipendenza. Questi ravioli possono sembrare molto complicati da preparare, ma in realtà, come vedremo, non lo sono affatto. Vediamo subito come fare. Per preparare il ripieno dobbiamo grattugiare o tritare in un mixer due zucchine, una cipolla dorata, due carote di media grandezza e due piccole patate. Le mettiamo tutte in una ciotola capiente e infine tritiamo uno spicchio d'aglio molto finemente. Aggiungiamo anche lui nella ciotola e mescoliamo bene. Il nostro ripieno è pronto per essere cotto. Lo cuociamo in una pentola capiente con un semplice filo d'olio. Al posto del sale aggiungiamo due cucchiai di salsa di soia, che daranno anche quel gustosissimo sapore orientale ai nostri ravioli. E poi, se ci piace, possiamo unire un po' di zenzero. Io ho usato mezzo cucchiaino di quello in polvere, ma se volete potete usare ovviamente anche un cucchiaino di zenzero fresco tritato bene. Facciamo cuocere il tutto a fiamma media per 10-15 minuti, mescolando. E una volta terminata la cottura, spostiamo il nostro ripieno in una ciotola. Ovviamente assaggiatelo e, se necessario, regolate di salsa di soia. Se vi piace, potete aggiungere anche del peperoncino. Ora passiamo alla pasta dei nostri ravioli. In una ciotola versiamo 300 g di farina zero e un cucchiaino di sale. Mescoliamo e aggiungiamo 150 ml di acqua a temperatura ambiente e iniziamo a girare con un cucchiaio per poi passare all'impasto a mano. Dopo 5-10 minuti di impasto dovreste ottenere una pallina liscia e omogenea. La infariniamo bene e la stendiamo con un matterello, fino a raggiungere uno spessore di circa 1 mm. Poi, con uno stampino o con un bicchiere, andiamo a ricavare tanti cerchi, che ovviamente saranno i nostri ravioli. I miei hanno un diametro di 8 cm, ma potete farli più grandi o più piccoli, come preferite. A questo punto il procedimento è il seguente. Mettiamo un cucchiaino di ripieno nel raviolo, pizzichiamo il fondo e poi procediamo chiudendolo prima da un lato e poi dall'altro, prendendo ogni volta un po' di impasto e ripiegandolo su se stesso. Quando arriviamo alla fine è possibile che ci esca un po' di ripieno. Non c'è nessun problema, togliamo il ripieno che fuoriesce e sigilliamo il nostro raviolo. Con queste dosi otterremo circa 25-30 ravioli. Una volta che saranno tutti pronti, possiamo cuocerli in due modi. Il primo è cuocerli al vapore per 15 minuti, oliando bene il cestello prima di adagiarli. Da cotti saranno morbidi e deliziosi. Possiamo metterli su un piatto e condirli con un filo di olio di sesamo e un po' di coriandolo tritato o di erba cipollina, se ci piace. Il secondo metodo, invece, è cuocerli in padella. Possiamo cuocerli prima per 1 minuto, solo con un po' d'olio, per far dorare la parte inferiore e renderla leggermente croccante. E poi aggiungere mezzo bicchiere d'acqua, coprire con il coperchio e continuare così la cottura, a fuoco medio, per 10-15 minuti. In questo caso saranno leggermente più croccanti e avranno un sapore un po' più intenso, dovuto alla parte inferiore che è leggermente abbrustolita. Qualsiasi metodo sceglierete, vi consiglio di servirli caldi con un po' di salsa di soia e, se volete un sapore agrodolce, potete mettere mezzo cucchiaino di zucchero o altro dolcificante a vostra scelta all'interno di quest'ultima. Questi ravioli da cotti si conservano per un paio di giorni all'interno di un contenitore ermetico. Da crudi si possono anche congelare.
Bene, per oggi è tutto. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che assaggerete questi ravioli. Se vi va potete lasciare un like o un commento sotto a questo video in cui mi fate sapere cosa ne pensate e se non lo siete ancora vi invito ad iscrivervi al canale cliccando sul pulsante iscriviti qua sotto. Ah, e vi ricordo che troverete Cucina Botanica anche su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me e ci vediamo nel prossimo video, sempre qui sul canale di Cucina Botanica.